Benvenuti ad App per Prof, un'app in 5 minuti appena, ovvero una vetrina, non un tutorial, che introduce sinteticamente strumenti TIC per i docenti 3.0. Croc and Play è un kit creativo capace di trasformare quasi tutti gli oggetti in una superficie interattiva. Non un'app dunque, ma una serie di componenti semplici e stimolanti per introdurre la programmazione agli studenti più piccoli. E non solo. Circuiti elettrici, cavi coccodrillo, banane musicali e tastiere creative. Tutto questo, meravigliosamente innovativo, ci è spiegato da due esperte d'eccezione. Monica Boccoli e Simonetta Nelli, due insegnanti dell'Istituto Comprensivo Cremona 1, animatrici digitali, tecnoentusiaste e premiate, fondatrici del Coder Dojo di Cremona e formatrici competenti. Ma andiamo senz'altro a incominciare. Vi presentiamo Croc and Play, un kit di creazione interattiva che permette di trasformare qualsiasi oggetto di uso quotidiano in diversi tasti che inviano informazioni al computer, proprio come si fa con i tasti della tastiera o del mouse. Croc and Play è un kit di Ebotics. Per quanto riguarda questa tipologia di kit, tutti contengono più o meno gli stessi strumenti, tutti programmabili con Scratch. Noi abbiamo scelto Croc and Play perché dal punto di vista economico è quello più vantaggioso. Vediamo com'è composto questo kit. Se apriamo la scatola troviamo una scheda, un cavo USB per collegare la scheda al nostro computer e poterla programmare con Scratch, 10 cavi coccodrillo di diversi colori. Quando i nostri alunni hanno visto la scheda, subito hanno riconosciuto un'immagine a loro familiare perché ricordava loro il joystick delle varie console che usano per i loro videogame. Infatti vediamo le quattro frecce che si collegano appunto ai tasti del computer con le frecce. Poi abbiamo due tondi nella parte destra. Il primo, quello in posizione centrale, viene collegato alla barra spaziatrice della tastiera, mentre il secondo viene collegato al click col tasto sinistro del mouse. Nella parte inferiore della nostra scheda troviamo altre coppie di fori. Questi servono per la messa a terra del circuito. Come vengono utilizzati? Basta prendere un cavo coccodrillo, inserire la pinza in una coppia di fori e l'altro capo del cavo coccodrillo viene invece agganciato ad un braccialetto metallico, quindi un buon conduttore di elettricità, che deve portare la persona che vuole utilizzare il kit. In questo caso, come si può intravedere dalla foto, noi avevamo costruito dei tamburi, per cui chi vuole suonare i tamburi dovrà utilizzare il cavo con la messa a terra. Allora, nella nostra classe prima abbiamo preso il cartoncino colorato, l'abbiamo decorato e abbiamo creato questi due tamburi. Nella parte in alto l'abbiamo ricoperta con il foglio di alluminio che si usa in cucina e abbiamo scelto, come diceva prima Monica, il foglio di stagnola perché è un buon conduttore di elettricità. Poi abbiamo aperto Scratch 3.0 e i bambini guidati da noi hanno imparato in maniera anche molto intuitiva a programmare il suono della batteria. Infatti Scratch 3.0 consente di scegliere tra diversi strumenti per riprodurre i suoni. Allora, a quel punto abbiamo collegato il cavo coccodrillo presente nel kit alla stagnola e l'altro capo del cavo coccodrillo è stato inserito nel foro della scheda, come potete notare qua in questa immagine. A quel punto è stato un gioco animare i tamburi costruiti battendo a ritmo sulla stagnola che li ricopriva nella parte alta. I bambini si sono divertiti tantissimo e così hanno voluto costruire uno strumento che non contenesse solo due suoni e che fosse più completo, aggiungendo altri suoni. Ed è così nato per gioco il pianuro, ovvero uno strumento nuovo fatto a forma di pianoforte ma con il suono del tamburo. A questo punto, buon divertimento con Croc and Play.